Bentrovati al nostro incontro con Dentro il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che affronteremo in questa puntata. In apertura, la risoluzione unanime per affettività e sessualità delle persone con disabilità. Poi il gonfalone d'argento all'Istituto Lama Tsong Kapa e una mostra di Jonathan Francesconi a Palazzo Bassoggi, Gesto e Materia. Il Consiglio regionale approva quindi all'unanimità, quindi 35 voti a favore, una risoluzione per l'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per le persone con disabilità. La proposta di risoluzione impegna la Giunta ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni per avviare un'azione interlocutoria con il Governo, oltre che di stimolo nei confronti del Parlamento, finalizzata poi all'approvazione di una proposta di legge proprio in merito all'istituzione della figura dell'assistente. L'atto di indirizzo presentato dalla Commissione Sanità ha origine da un precedente atto a firma di Jacopo Melio del Partito Democratico, che poi è stato discusso in Consiglio. La Regione Toscana oggi ha dato un grande segnale di unità su quello che è un tema fondamentale, il supporto all'emotività, all'affettività e alla sessualità per persone gravemente disabili e per le loro famiglie che troppo spesso sono abbandonate dalle istituzioni non sapendo come gestire quello che può diventare un vero e proprio problema serio quando non si hanno gli strumenti per una piena educazione ma anche una piena scoperta del proprio corpo, dei propri sentimenti e delle proprie emozioni e funzioni che sono assolutamente naturali ma che per troppe persone ancora oggi sono precluse. Ci tengo a ringraziare soprattutto i consiglieri e le consigliere di opposizione che hanno dimostrato di comprendere e sostenere questa risoluzione che appunto arrivando in Consiglio regionale nella mia mozione ha riformato come la Regione Toscana, terra di diritti e per i diritti, non intenda mai lasciare indietro nessuno. Ma intanto sono davvero felice e orgoglioso che l'Assemblea legislativa tutta all'unanimità su proposta del collega Jacopo Melio abbia deciso di votare una risoluzione che pone grande attenzione al tema della sessualità, dell'affettività nei disabili con forme gravi. C'è una norma, una proposta che è ferma da troppo tempo in Parlamento. Noi abbiamo la necessità di scuotere le coscienze e gli animi. Questa è una norma di civiltà. La Toscana è una terra che negli anni di queste battaglie è stata sempre promotrice. Io mi auguro davvero che noi facciamo la nostra parte, mettendo in campo tutte le risposte che possiamo, ma che una norma che sia comune a tutte le ragazze e ragazzi disabili su questi temi a livello nazionale possa vedere finalmente la luce. È una norma di civiltà questa. Si parla della sessualità e della affettività. Sono due concetti che possono essere uniti, ma possono anche essere intesi estremamente diametralmente opposti, perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità va bene, è facile, chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto, ma cercare di capire l'affettività e farla, diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come è giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Indubbiamente questa legge che parte da una mozione, quindi è stata sviscerata approfonditamente, è un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica, perché la Regione Toscana è un paper work, cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive. Io voglio ringraziare il consigliere Melio perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo,
cioè tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo, ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'aula, e devo dire recepita da tutti, passata da un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. È una risoluzione importantissima, spero che non resti solo carta ma che abbia un seguito vero, perché è giusto affrontare questo tema, ma soprattutto è giusto riuscire a dare delle risposte. Gonfalone d'argento all'Istituto Lamaz Gong Kapa di Pomaia, in provincia di Pisa, centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano tra i più importanti d'Europa. Per l'impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli arriva appunto questo prezioso riconoscimento della Regione Toscana. È un riconoscimento all'Istituto di Pomaia, che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra come quello che stiamo vivendo ora, c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace, e questo di Pomaia ha una funzione fondamentale. In questi anni abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo fatto buona politica, perché non era scontato in pochi anni riuscire da un progetto, da un'idea, a trasformarlo in un fatto, la realizzazione del primo monastero buddista in Italia. Questo è grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Giamila Carli, dalla regione, un lavoro di squadra, e penso che insomma oggi questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie, ma anche un modo per, non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per arrivare alla realizzazione del monastero. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana voglia dare un riconoscimento così importante, il massimo riconoscimento che può dare il Consiglio regionale all'Istituto di Pomaia, è sicuramente una bella notizia. Il buddismo è una fede pacifica che crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già nello scorso 30 novembre, per la festa della Toscana, avevamo invitato i rappresentanti delle tre religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Questo è un ulteriore passo che va in quella direzione. In più c'è la battaglia per il popolo, per l'identità, per la cultura tibetana, che viene ogni giorno affrontata dall'aggressione cinese, rispetto alla quale è giusto che il mondo occidentale, che anche il Consiglio regionale toscana, non rimanga in silenzio. Quindi una battaglia per il Tibet, una battaglia per la cultura tibetana e un riconoscimento a chi nell'Istituto di Pomaia ha in questi anni fatto un lavoro straordinario per migliaia, decine di migliaia di persone, non soltanto credenti ma anche non credenti nella fede buddista, che hanno appunto trovato in questo istituto un punto di riferimento importante. Un progetto bellissimo hanno già messo in campo, è quello di fare il primo monastero buddista in Italia, che partirà nei prossimi mesi e rispetto al quale noi avremo un occhio di riguardo. Oggi è un grande giorno per tutto lo staff e tutti i componenti di questa grande famiglia che dal 1977 porta avanti i messaggi di pace, di inclusione e soprattutto lo studio della tradizione buddista mahayana. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. È un riconoscimento importante per l'Istituto Lamaz Gong Kapa, che dal 77 ad oggi ha portato avanti un messaggio di pace, di inclusione nel territorio, con la comunità locale e anche a livello internazionale, per compatibilmente con le proprie possibilità, per quelli che sono anche i diritti umani
nel Tibet, per la pace in Tibet e nel mondo. Quindi è molto importante questo riconoscimento da parte della nostra regione. L'istituto è cresciuto molto, è diventato non tanto un valore aggiunto, quanto un valore intrinseco anche per il nostro comune, soprattutto con la comunità di Pomaia, ed è stato un esperimento di vita comune, di accrescimento rispetto ai valori della pace, della compassione, della cura e del rispetto della vita di tutti gli esseri senzienti. Noi siamo cresciuti tutti con l'istituto e questo è una cosa bellissima e ora noi lo diamo anche, diciamo, un po' agli altri. La scultura teatrale di Jonathan Francesconi approda a Palazzo Bastoggi con la mostra Gesso e Materia. Fino al prossimo 18 ottobre saranno in esposizione opere frutto di 40 anni di attività di un artista poliedrico che ha animato con le sue creazioni la vita sociale e culturale della Toscana, a partire proprio dal Carnevale di Viareggio. La mostra ha ingresso gratuito. Palazzo Bastoggi, il Salone delle Feste, il luogo forse più bello del Consiglio regionale della Toscana, ospita una mostra di livello che lega la Toscana con la sua storia, la tradizione della carta pesca, con Viareggio, con il Carnevale, e questo è un luogo che vedrà esposta questa mostra per alcune settimane, Gesto e Materia di Francesconi, un artista toscano doc che espone le proprie opere. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto presenziare e ospitare come nei propri palazzi, questa come tante altre iniziative per dimostrare quanto gli artisti toscani possano sentire un luogo proprio, quello del Consiglio regionale, per esporre le proprie opere. Filo conduttore è amare l'arte, prima di tutto, mi è stata data questa possibilità in casa, sono cresciuto tra artisti, tra scrittori, e uno degli iniziatori è stato Mino Maccari, che andava a vedere i suoi disegni, i quadri in casa, e era con un mio nonno, è stata una persona che è veramente stato presente nella mia vita, Venturino Venturi, che è un grande scultore, e tanti artisti che ti abbracciano guardandoli. Il Carnevale è stato l'inizio e sarà sempre dentro di me. La maschera è un qualcosa che ti copre, forse ho una maschera anche in questo momento, non lo so. Però ecco, diciamo, la maschera è molto importante, il Pinocchio perché abbraccia la vita, e infatti là sulla sedia viene infilato quel naso perché hai il sogno e anche un malandrino, insomma Pinocchio poi diventa un bambino come una resurrezione, quindi mi attrae perché è dentro di noi. La mia arte io già non mi sento, perché mi sento un artigiano, uno che lavora con le mani, quindi un qualcosa di più vitale, più carnale. Sento di esprimere delle sensazioni come ho sempre fatto da quando faccio delle cose, dal Carnevale, che ho avuto tanta un'esperienza a 32 anni, e alla scultura, un qualcosa che viene dal dentro. Prima le scrivo, mi annoto delle cose, poi certe volte mi piombano addosso e dicono via, mettiti lì e fai qualcosa. Ecco, quindi il sapore del lavoro viene giorno per giorno. Qui i visitatori avranno l'occasione di vedere condensati 40 anni di attività del maestro Jonathan Francesconi, quindi sculture da quando aveva 16 anni ad oggi, materie completamente diverse e che esprimono intanto proprio una doppia anima, un eterno e un effimero che pervade tutte queste opere di materiali anche diversi, perché incontriamo i bronzi, incontriamo la carta pesta, incontriamo il legno e figure fondamentali come Pinocchio, Petrusca, abbiamo davvero rappresentato il cavaliere inesistente, quindi la cultura che ha attraversato la vita poi dell'autore, quindi ho avuto il piacere di poter curare questa mostra ed è stata una grande gioia poterla attraversare insieme a lui. Sono opere, quelle esposte qui a Palazzo Bastoggi, che raccontano dell'immaginario poetico che Jonathan Francesconi ha costruito, ha elaborato nel corso dei suoi tanti anni di lavoro, con riferimenti che vanno appunto al teatro di figura, alla commedia dell'arte, a grandi classici della letteratura italiana e soprattutto che richiamano l'attenzione su gesto e materia come valori fondativi della scultura. E per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti, le informazioni, le delucidazioni www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, alla prossima settimana, sempre insieme, dentro il Consiglio.